Si amplia la gamma delle SUV firmate dal Leone con l'arrivo della nuova Peugeot 5008. Si tratta di una versione strettamente derivata dalla 3008 e come la 3008 sfrutta il potenziale della piattaforma EMP2, una piattaforma che è stata introdotta prima con la 308 ma sta arrivando poi su tutte le vetture del gruppo PSA, ed è una piattaforma che è in grado di assicurare grande leggerezza, perché la vettura, pensate, pesa appena 1300 kg con la versione della motorizzazione d'accesso, ma anche tanto spazio a bordo e soprattutto grande flessibilità nella gestione del passo che poi vi dirò ha permesso di integrare addirittura 7 posti. L'estetica della vettura è molto riconoscibile, in particolar modo nella zona anteriore dove spiccano i gruppi ottici, lo vedete in questo caso strutturati completamente a LED, e poi la parte bassa che ricorda molto il mondo degli off-road, con le prese d'aria protette da griglie con le stelle orizzontali, ma soprattutto questo rinforzo che in realtà è materiale plastico, quindi è solamente una funzione estetica che richiama un po' il mondo del fuoristrada. La calandra ha un look decisamente importante, lo vedete con il logo del Leone che spicca al centro, e poi questi listelli cromati che vanno ad impreziosire il look di una vettura che è vero è generalista per quanto riguarda il brand, ma mira in alto nella ricerca dei clienti. Pensate che 3008 ha portato all'interno di Peugeot molti clienti che arrivano da Audi Q5, e questa vettura ha decisamente le capacità per andare a guardare molto in alto. Il passo è allungato, siamo a 2,84 m, quindi un passo molto lungo, la lunghezza di 4,64 m, quindi un po' più lunga rispetto alla 3008, e lo si nota in particolar modo nella zona posteriore dove il montante è stato completamente rivisto, come è stata rivista anche la zona dei gruppi ottici. Firma luminosa a LED che ricorda un po' il graffio del Leone, poi questa fascia nera che va a collegare i due gruppi ottici in una soluzione molto molto elegante. Logo anche in questo caso del Leone in bella vista. Poi anche qui lo vedete, questa finitura cromata con i listelli che vanno un po' a richiamare il mondo delle SUV. Scarico disegnato, non sarà contento il nostro Matteo Valenti, ma ormai questa è una soluzione in grande voga all'interno del mondo automobilistico, probabilmente per fare fronte a soluzioni antinquinamento che non vanno più d'accordo con la presenza degli scarichi nella zona posteriore. Cerchi da 18 pollici, gommati Michelin 225-55. Per quanto riguarda alcuni dettagli della vettura, si fa notare molto la presenza della cromatura con una modanatura nella zona inferiore nera che poi si va a riprendere anche sul passaruota e nella zona anteriore. Bello il fregio laterale che va ad alleggerire una struttura che poi ben si raccorda con la zona anteriore. Direi che però è venuto il momento di andare a salire a bordo e vedere com'è fatta. Materiali di elevatissima qualità, guardate che bella questa gomma goffrata nella zona superiore, anche molto bello come stile questo jeans, pseudo jeans nella zona centrale, mi piace molto, e anche la pelle, guardate che bella morbida, con cucitura a contrasto e anche questa finitura cromata, devo dire molto ben fatta, solo la parte inferiore un po' dura, ma insomma ormai è una cosa tipica delle vetture di ultima generazione. Sedile completamente rivestito in pelle con seduta che può essere regolata nell'ampiezza, o sedile con regolazione elettroattuata e memoria di posizione, e in più anche funzione di massaggio. Andiamo a salire a bordo, andiamo a chiudere il pannello, andiamo a chiudere la porta, vedrete come si integra bene all'interno del pannello porta in questa struttura ad arco che è molto avvolgente, ma poi la zona centrale, lo vedete, è rivolta verso il pilota. Andiamo ad avviare il motore, prende vita il virtual cockpit, e questo è sicuramente uno degli elementi più interessanti di questa nuova vettura. Il virtual cockpit è regolabile in diverse posizioni, lo vedete con la strumentazione minimal, ma possiamo anche andare a settare ad esempio la strumentazione con la navigazione completa, lo vedrete adesso apparirà la mappa con la strumentazione che va a posizionarsi ai lati della mappa stessa. Una strumentazione davvero molto ben leggibile, Peugeot ha lavorato moltissimo su questo punto di vista, era sicuramente una nota dolente delle Peugeot, perché in molti dicevano di non riuscire a vedere la strumentazione. In realtà con il taglio superiore del volante e anche inferiore sono riusciti ad abbassare la corona e rendere il tutto più leggibile. Materiali anche in questo caso davvero molto ben fatti, la console ha due livelli, lo vedete, uno superiore e uno inferiore, con questa finitura centrale appunto fatto in questo simil jeans che va a raccordare le due aree. Mi piacciono molto questi pseudo tasti di pianoforte, chiamiamoli così, che vanno a pilotare le varie funzioni del sistema multimediale, a partire dal telefono, a partire dalle funzioni. Abbiamo Android Auto, abbiamo Apple CarPlay e tutto quello che serve per connettere gli smartphone di ultima generazione, ma poi abbiamo anche un sacco di funzioni, tra cui anche la regolazione della temperatura all'interno dell'abitacolo, che devo dire non
non mi esalta per quanto riguarda la funzionalità, ma insomma ruota tutto all'interno di questo schermo che lavora indipendentemente dallo schermo del pilota. Per quanto riguarda la zona centrale, lo vedete anche in questo caso, lo stile è molto avvolgente con questo ponte che va a raccordare la zona della plancia e il tunnel centrale. C'è un bello spazio dove andare a riporre gli oggetti tutti i giorni, ma poi abbiamo anche dei vani porta oggetti che sono davvero molto spaziosi. Pensate, ci sono fino a 40 litri di vani sparsi all'interno dell'abitacolo. Per i più sportivi è presente anche il tasto sport, che non agisce su nulla se non sulla progressione dell'acceleratore e sul sound che viene generato purtroppo dalle casse all'interno della vettura. Andiamo a sederci dietro, andiamo a vedere come si sta a bordo della 3008. Eccoci qua. Allora, io direi che spazio ce n'è da vendere, lo vedete, è una cosa incredibile quanto spazio c'è all'interno di questa vettura. Vado a chiudere per un momento, guardate quanto spazio ho per le gambe. Per la testa in questo caso non ne ho tantissimo, perché siamo anche in presenza del tetto di vetro. Ovviamente con una soluzione senza tetto di vetro avrei sicuramente più spazio per la testa, ma comunque devo dire che si sta sicuramente molto comodi. Per quanto riguarda la zona posteriore, i sedili funzionano in modo completamente indipendente, possono scorrere avanti e indietro, lo vedete, per fare più o meno posto all'interno del bagagliaio o più o meno posto per chi siede dietro. Vi faccio vedere per un momento, vi faccio vedere anche la tendina che va a separare l'abitacolo da occhi indiscreti, o in ogni caso anche va a proteggere ovviamente dalla luce del sole. E l'accesso alla fila posteriore di sedili avviene attraverso il movimento del sedile della fila centrale. Terza fila di sedili, che può essere composta, vi faccio vedere, con aprendo il bagagliaio in modalità completamente elettroattuata, avete visto, l'ho aperto col piede. La terza fila di sedili si va a comporre con grandissima facilità attraverso, guardate, eccolo qui, il sedile è venuto su. Volendo posso ovviamente alzare anche l'altro, eccoci qui, davvero un sistema molto facile e molto pratico, e si va anche a creare dello spazio sotto alle sedute. Ma ora direi che è venuto il momento di guidarla questa Peugeot 5008 e vedere come va. Andiamo. Eccoci al volante della Peugeot 5008, una vettura che è completamente differente rispetto alla 5008 di passata generazione. Il vecchio monovolume dimenticato, ve lo mettetelo da parte. Questa è una sport utility vehicle con tutte le caratteristiche estetiche che caratterizzano questo tipo di vetture, ma anche tutte le caratteristiche che caratterizzano queste vetture nel mondo di oggi. Quindi un abitacolo davvero molto comodo e soprattutto una guidabilità a mio parere di altissimo livello. Non si rimpiangono più le berline di segmento C, quindi per intenderci la 308 non si fa certo rimpiangere alla guida di questa vettura. Certo, si sta seduti un po' più rialzati, il baricentro è un po' più alto, ma la piacevolezza di guida e soprattutto l'efficacia anche nei percorsi come questi che stiamo guidando in questo momento rimane davvero di altissimo livello. Piattaforma MP2 significa leggerezza, significa che questa vettura pesa 1300 kg, significa passo lungo, quindi è una vettura che è in grado di ospitare fino a 7 persone. È una capacità che hanno in pochi questo segmento. Ce l'hanno Kodiak di Skoda, ce l'ha Nissan con X-Trail, ce l'avrà probabilmente anche Renault e altri brand, ma in realtà questa vettura è probabilmente quella che ha il rapporto tra la compattezza, la dimensione del bagagliaio e la disponibilità di posti che è la più favorevole all'interno di questo segmento. Mi piace molto all'interno di questa vettura la distribuzione del cockpit. Abbiamo questa strumentazione virtuale che è sostanzialmente l'evoluzione di quanto avevamo già visto su altri modelli di Peugeot. Riprende assolutamente l'architettura che è stata introdotta con 208, quindi un'architettura rialzata, ma che introduce al suo interno un display digitale davvero molto ben fatto, molto ben leggibile. È stato reso più leggibile attraverso il taglio in alto del volante, che è sempre volante di piccole dimensioni. Molti prima si lamentavano del fatto che non si riusciva a leggere la strumentazione Peugeot. Con questo taglio che è stato fatto nella parte superiore e anche in quella inferiore, ovviamente per rendere il discorso decisamente più armonico, si riesce a vedere molto meglio la strumentazione che è configurabile attraverso
la rotellina qui sulla sinistra del volante. Abbiamo diverse possibilità di andare a configurarla, lo vedete, ecco, in questo momento è la prima, è proprio la minimal. Possiamo andare su una strumentazione decisamente più raffinata. Guardate il menu di navigazione, adesso ho inserito la mappa e i due strumenti vanno a posizionarsi ai lati, tachimetro sulla sinistra e ovviamente i contagiri sulla destra, contagiri e tachimetro che simulano la presenza di questo anello che ruota. Devo dire molto interessante, ricorda un po' le produzioni DS, comunque legate a PSA del passato. La strumentazione è ovviamente ridondante, ma quello che si può fare è fare in modo che il mio passeggero dialoghi con la radio, con i suoi MP3, con il sistema Google o il sistema Apple CarPlay, e io posso continuare a guardare la mia mappa, riuscendo comunque a guidare nel modo migliore possibile. Quindi una vettura davvero molto ben studiata da questo punto di vista, una multimedialità davvero molto ben fatta, un sistema cartografico TomTom davvero molto preciso, molto sofisticato, è ben fatto, ha tutte le informazioni sul traffico, ma soprattutto è anche bello come grafica e funziona davvero molto bene, anche molto veloce nel restituire le informazioni. Abbiamo scelto di guidare questa vettura con il 2000 turbo diesel da 150 cavalli abbinato al cambio manuale a 6 rapporti. Non sono un grande fan del cambio manuale, ma in realtà l'abbinamento tra questo motore e questo cambio devo dire che funziona particolarmente bene. Le 6 marce sono ben spaziate, devo dire che anche il motore 2000 di PSA non è per nulla male come motore. Soffre un po' sicuramente la presenza dell'Euro 6, i 150 cavalli ci sono, si sentono, ma in realtà sono molto smorzati, soprattutto ai medi regimi rispetto ai 150 cavalli del passato. Consentitemi il termine, però le normative Euro sicuramente hanno giocato un po' a sfavore dei motori di questa cilindrata. Secondo me, per avere la sensazione che avevamo prima con i 150 cavalli, bisogna passare direttamente al 180. Mi piace sempre molto, l'abbiamo guidato prima, il 1600 turbo diesel da 120 cavalli. Ovviamente la prestazione rispetto a questo 150 è decisamente inferiore, forse è un motore più adatto alla 3008 per intenderci, ma anche sulla 508, che ha una differenza di peso di appena 60 kg tra una e l'altra, devo dire che sa il fatto suo, soprattutto se lo abbinate al cambio automatico Aisin a 6 rapporti, che è molto intelligente nel capire sempre qual è la marcia giusta da inserire, da utilizzare per sfruttare al meglio il motore. Per quanto riguarda il volante piccolo, io devo dire, da appassionato di Formula 1, mi ricorda un po' il volante di Mansell, che era anche bello ciccione nell'impugnatura, consentitemi questo paragone, ma in realtà la piacevolezza di guida che si ha a bordo di vetture dotate di questo volante così piccolo è davvero bella, perché la sensazione è quella di avere innanzitutto un abitacolo molto più spazioso. Il fatto che il volante sia piccolo rende tutto molto più ampio, molto più spazioso, soprattutto per persone alte come me, dà la sensazione di essere a bordo di una vettura molto più confortevole, molto più accogliente. Ma quello che mi piace molto, grazie anche al lavoro che è stato fatto sulla servoassistenza, sulla rapportatura dai tecnici della Peugeot, è che questo volante permette di guidare in modo quasi sportivo anche vetture come questa 5008, che in realtà nasce per tutt'altri scopi, nasce per la famiglia, nasce per l'utilizzo quotidiano, nasce anche per districarsi a modo suo al meglio nell'utilizzo urbano, magari anche in città quando si portano i figli a scuola o quando si va in palestra o si va al lavoro. Ecco, quindi devo dire che da questo punto di vista il lavoro svolto dai tecnici Peugeot su piattaforma, su sospensioni, su sterzo e anche sull'abbinamento tra i motori e la piattaforma stessa è sicuramente di altissimo livello, come del resto di altissimo livello tutta la progettazione di questa vettura, a partire dai materiali, a partire dall'aspetto tecnologico, che è davvero di altissimo profilo. Vorrei vedere per un secondo quanto ha consumato la vettura. Andiamo ad attivare il nostro computer di bordo, eccolo lì, percorso 1, abbiamo percorso 86 km, la media è di 7,1 litri ogni 100 km, una media sicuramente idonea per una vettura di queste dimensioni, che pesa 1300-1350 kg a seconda della motorizzazione che andate a scegliere. Devo dire che anche non abbiamo guidato sicuramente risparmiandoci, quindi voto sicuramente positivo ai consumi. Sicuramente il 1600 turbo diesel è in grado di ottenere qualcosa di meglio, se ovviamente volete la prestazione dovete essere anche disposti a consumare qualcosina di più. Una vettura silenziosa,
una vettura comoda, una vettura che ha delle prestazioni interessanti, piacevole da guidare, quindi tutto perfetto. Beh, io in realtà da questo cockpit una critica la muovo sempre, ed è legata alla presenza del sistema di climatizzazione all'interno del sistema multimediale. Trovo veramente scomodo dover muovermi all'interno di un display digitale, per quanto siano riusciti a migliorarlo, ad esempio rispetto a quello della 308, questo è un sistema decisamente più veloce, ma per quanto siano riusciti a migliorarlo, trovo molto scomodo il dovermi muovere tra le varie funzioni del sistema multimediale, che sono davvero tante, per andare a regolarmi la temperatura. È vero che il sistema di climatizzazione funziona bene perché è in grado di gestire bene anche i cambi di temperatura esterna, ma è una sicuramente una grande scomodità. Non capisco quale sia la difficoltà di tirare fuori qualche tasto proprio legato alla climatizzazione. Per tutto il resto devo dire che questo sistema multimediale è diventato molto semplice da utilizzare, e soprattutto grazie al nuovo schermo capacitivo è anche piacevole da utilizzare come tocco. Chiudiamo la prova parlando di prezzi. Il prezzo d'attacco è 25.450 euro per quanto riguarda la versione 1.2 turbo da 130 cavalli. Per incontrare il primo turbo diesel bisogna salire a 27.200 euro. Sicuramente prezzi interessanti, costa qualcosina in più rispetto alla 3.008, ma offre molto di più anche in termini di bagagliaio o di posti disponibili all'interno dell'abitacolo. Una vettura sicuramente molto interessante da guidare, mi è piaciuta molto anche con il 1.2 turbo da 130 cavalli. Sicuramente la motorizzazione ideale sarà anche quella preferita dal mercato italiano, la 1.6 turbo diesel da 120 cavalli. Se volete un consiglio, acquistatela con il cambio automatico Aisin a 6 rapporti, che è davvero favoloso. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!